c'è una persona che dovrebbe essere rimossa immediatamente, che è il prefetto di Treviso. Perché mandare 100 persone in una palazzina come ha fatto, senza avvisare né il sindaco né la comunità locale, dei responsabili, e questa persona dovrebbe essere rimossa all'istante, perché quella dovrebbe garantire l'ordine pubblico, invece ha creato tutto questo caos che c'è. Dopodiché bisognerebbe parlare della situazione in generale. Non si può gestire una situazione di questo tipo nella maniera in cui è gestita, perché vediamo che poi le persone si rivoltano. E qua non è qualcuno che parla alla pancia, eccetera, sono persone comuni che si trovano da un giorno all'altro in una situazione di questo tipo. Quindi lei li giustifica, cioè lei dice comunque sono esasperati e va. Ma io vorrei che provasse qualcuno qui a trovarsi da un giorno all'altro con 100 persone negli appartamenti in fianco. Quindi fanno bene incendiare i mobili, no, questo? No, per carità, la violenza mai, poi bisogna vedere chi ha incendiato. Ma qual è il problema, che se si arriva a una gestione di un colore diverso della pelle, no, accanto a noi? Ma lei ha visto... Signora, ha visto che c'era un albanese, mi sembra, c'era anche, parlano le cronache anche di alcuni srilanchesi che non vogliono questa situazione, Cingalese, perché non si sa chi sono, non si sa da dove vengono. Prima. Prego? Erano profughi loro prima. Chi era un profugo? La signora albanese era profuga nel 92, ma mi risulta. Ma io non so, dovrebbe chiedere a lei, ma il problema è che, il problema è che non si può gestire una situazione in questa maniera qua. Non si possono mettere 100 persone dall'oggi al domani senza avvisare nessuno, allora, a la casa tua.